Servizio. Ora però parliamo dei 5 Stelle, c'è polemica all'interno del movimento, Grillo ha lanciato un referendum per espellere Serenella Fucksia, colpevole di non aver restituito parte dello stipendio da parlamentare, ma per qualcuno semplicemente scomoda e poco in linea con le indicazioni di Beppe Grillo. E a proposito dei 5 Stelle, oramai certo che confermeranno al Senato il proprio voto favorevole al disegno di legge sulle unioni civili, su cui il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha intenzione di accelerare. Il servizio di Monica Giandotti. Tra 20 giorni il disegno di legge Cirinnà tornerà in aula al Senato e prima di allora l'eventualità che il PD si riunisca per blindare il testo uscito dalla Camera è più che una ipotesi. Tra i nodi la stepchild adoption, sulla quale i centristi hanno mostrato non pochi segnali di contrarietà, ma l'esigenza ribadita dal Premier è quella di procedere spediti sui diritti. I 5 Stelle annunciano di essere pronti a votare il testo Cirinnà per come è uscito dalla Camera. Per portare l'Italia fuori dal medioevo dei diritti è necessario che i voti siano i più ampi possibili. Il Movimento 5 Stelle già dal 26 marzo ha sostenuto questo testo in commissione, anzi ci ha aiutato a uscire da quel pantano che era diventato la Commissione Giustizia. I voti di chi vuole cambiare l'Italia sono sempre ben accetti. Ma al netto dei lavori parlamentari oggi riesplode lo scontro tra PD e 5 Stelle in queste ore alle prese con l'ennesima espulsione. I vertici hanno messo ai voti sul blog la permanenza nel gruppo al Senato di Serenella Fucksia con l'accusa di non aver restituito i compensi nonostante le sollecitazioni. Inoltre il capogruppo al Senato Giarrusso a scrivere sui social: la Fucksia era a favore del Jobs Act, della cancellazione dell'articolo 18, della buona scuola e della Boschi, alludendo agli apprezzamenti che la senatrice aveva fatto in occasione dell'ultimo discorso in aula del ministro delle riforme. La rendicontazione è una scusa, si difende la senatrice su Facebook. Si vede, aggiunge, che sono scomoda, ma i grillini insistono, doveva attenersi alle regole. Noi siamo stati mandati in questo palazzo con delle regole molto semplici. Una di queste regole era restituire metà dello stipendio. Purtroppo la collega Fucksia, nonostante molti richiami, non lo ha fatto e oggi gli attivisti stanno votando se deve o meno rimanere all'interno del Movimento 5 Stelle. Mi sembra una regola democratica ovvia che dovrebbero fare anche gli altri partiti. Immediate le reazioni dei democratici. Guerini su Twitter afferma: se pensi differente dal Movimento 5 Stelle ti espellono, altro che democrazia della rete e la dittatura di Casaleggio, il lato oscuro della forza. Parole a cui si aggiungono quelle di Emanuele Fiano: Grillo è un dittatorello e non perde il vizio, scrive sui social. È epurata la senatrice che si era espressa in dissenso sulla mozione di sfiducia alla Boschi e pure a 5 Stelle. Ecco, a questo proposito sono appena usciti i risultati di questo referendum interno al Movimento 5 Stelle. Il 92,6% dei partecipanti si è espresso per espellere appunto la parlamentare Fucksia, ritenuta colpevole di non aver restituito parte dello stipendio da parlamentare.